Ciao amici e simpatizzanti delle De Giornaliste, come state? Dopo i nostri tre film del cuore, oggi parliamo di libri. Sì, perché il cinema prende spesso spunto dalla letteratura e quante volte avete detto, ma era meglio il libro? Questo quindi è il video che fa per voi, perché oggi parliamo dei nostri tre libri del cuore. Buona lettura! I miei tre libri del cuore sono, allora, sicuramente Luminal di Isabella Santacroce, che è stato il libro coming of age della mia adolescenza. In particolar modo Isabella Santacroce è stata l'autrice della mia adolescenza. Assieme a lei c'è Arise, quindi secondo libro, Intervista col vampiro, è il primo che dà inizio un po' a tutta la saga, ma in realtà tutte le cronache dei vampiri potrei citare, visto che ne devo scegliere uno, ne scelgo uno di rappresentanza. E il terzo, sicuramente Il suggeritore di Donato Carrisi. Amo in modo spasmodico Donato, lui lo sa, è stata una persona di supporto molto importante anche durante i miei anni universitari. E poi, insomma, Il suggeritore racchiude quello che è stato un mio sogno, oltre al cinema, ma quello appunto di fare la criminologa. Mi ci sono tanto rivista nei panni della sua protagonista. Adoro il macabro, adoro i serial killer, lo so, è una perversione abbastanza particolare. Amo follemente i thriller, e Il suggeritore è il mio libro preferito, e continuo a dire a Donato che è il suo libro insuperabile. Tutti i libri di Donato Carrisi sono molto molto belli, ma per me Il suggeritore resta il suo capolavoro, e attendo ancora una serie TV in merito. Allora, ci sono due grandi donne dietro la mia passione per la lettura. Una è mia nonna e l'altra è Fernanda Pivano. Visto che di Nanda sappiamo tutto e se non lo sapete recuperate immediatamente, lasciatemi dire un aneddoto su mia nonna. Forse come primo importante citerei La spiaggia di Cesare Pavese, un libro non proprio adatto ad una giovane ragazzina, ma nonostante le titubanze di mia nonna, lo finii e rimase molto impresso nella mia memoria. Nonostante Pavese quasi si discostò dalla sua opera, io la ricordo con dolcezza. Soprattutto per l'esperienza personale di aver dimostrato a mia nonna di essere diventata abbastanza grande e per la maturità e in qualche modo la profondità della personalità del professore che narra la storia. Il maestro Margherita di Bulgakov, On the Road di Jack Kerouac, Il giovane Holden di Salinger, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e Non ti muovere della Mazzantini. Lo so, barato, ma questi sono tutti libri molto importanti per la sottoscritta, libri di crescita, di viaggi, di scoperta e di maturazione. Dance, dance, dance. Quando ho scoperto Murakami mi si è aperto un mondo bellissimo e fantastico che mi ha trascinato via con sé e con l'uomo pecora. Ma questo la capisce solo chi l'ha letto. Questo scrittore ha il potere di raccontare un mondo fantastico, seppur reale, con degli occhi nuovi e incantati, bellissimi. Storie di un tempo sdoppiato, di mondi da rincorrere e come protagonisti persone da ricomporre. A metà, che incontrano se stessi man mano che la storia procede. Meraviglioso. Menzione speciale, Say Goodbye, di Delfina Rattazzi. Lo devo alla me di 20 anni e di quando volevo andare via. Tre libri in assoluto da leggere sono It di Stephen King, che devo dire volevo leggere da una vita, ma solamente dopo aver visto il film mi sono fatta coraggio ed è molto più terrificante del film stesso. È un libro che ho trovato per la prima volta a 12 anni in una biblioteca polverosa con la copertina arancione, mi ricordo ancora, è la saga del Signore degli Anelli di Tolkien. Leggere, leggere, leggere. Serve un po' a tutti leggere, e fossi in alcuni in questi giorni approfitterei per approfondire la lingua italiana. Ironia a parte, i tre libri che rileggo spesso sono Un uomo di Oriana Fallaci. È una storia d'amore, se così la si può definire, quella tra Oriana Fallaci e Aleko Spanakouris, ma in realtà è un romanzo sulla vita di quest'uomo, ovvero di un politico, un rivoluzionario, un poeta greco che è stato anche amante di Oriana Fallaci. Un uomo riguarda quindi la storia, quella con la S maiuscola, e anche la storia di un uomo rivoluzionario che è stato determinato a portare avanti le proprie idee. Memorie di una geisha di Arthur Golden.
Un libro che ha un bellissimo adattamento cinematografico e che riguarda un mondo perduto, quello delle geishe giapponesi, un mondo mixato tra realtà e favola. Arthur Golden decide di scrivere un romanzo sulle geishe dopo aver conosciuto il figlio di una di queste. Inizia a documentarsi, ad approfondire, ma questo lavoro dura oltre 15 anni e butta anche diverse bozze del suo romanzo, fin quando conosce una geisha, un ex geisha, che ormai si è ritirata a vita, tra virgolette, privata e ormai vive a New York, e attraverso lei conosce tutti quelli che sono gli attimi più intimi della geisha e di tutta la ritualità che riguarda la vestizione, il trucco, la danza, tutte cose che ritroviamo ovviamente nel romanzo e che poi vediamo anche nel film. La locandiera di Carlo Goldoni. Si tratta di una commedia in tre atti scritta nel 1752 e la locandiera è Mirandolina, uno dei personaggi femminili più interessanti del teatro moderno. È una donna lavoratrice, è padrona del proprio destino ed esercita un particolare gioco di seduzione sugli uomini. Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Dopo anni di piccoli brividi e dei romanzi di Roald Dahl, è stato il mio primo romanzo serio, letto a 10 anni. Volevo che Scout fosse mia amica e per anni Atticus Finch è stato la mia figura paterna di riferimento. I fratelli Karamazov di Dostoevsky, non vi fate scoraggiare dalla mole, che è più o meno così. I tre fratelli protagonisti, Dmitri, Ivan e Alyosha, sono tre modi diversi di approcciare la vita, rispettivamente Goliath, scientifico e religioso. Una volta letto capirete molto dell'umanità. Le pagine del processo sono probabilmente la cosa più bella che abbiamo letto in vita mia e ovviamente Team Ivan. La saga di Apple Leonard di Joe R. Lansdale. Lansdale, il mio scrittore contemporaneo preferito, è molto cinematografico, grandissimi dialoghi, un sacco di azione, un sacco di parolacce. La saga di Up e Leonard ha per protagonisti Up, bianco, etero e democratico, e Leonard, nero, gay e repubblicano, fanno gli investigatori privati e sono divertentissimi. Ormai è come se fossero miei amici, anzi Leonard è proprio la mia guida spirituale. Siamo arrivati al 13° romanzo, ma fidatevi, una volta letto il primo vi divorerete così proprio. Invece, giovani, quali sono stati i libri che vi hanno fatto battere il cuore? I vostri libri preferiti che non potete fare a meno di leggere, rileggere, di straleggere, sacrificando magari le nuove uscite sul comodino? Fatecelo sapere, che siamo molto molto curiose di sapere la vostra metodo.